Ciao a tutti! Oggi ricettina veloce veloce ma davvero deliziosa con soli due ingredienti, uova e pomodoro. Sto parlando delle uova in purgatorio, un piatto davvero semplicissimo ma molto buono, perfetto per quando andiamo di fretta e non abbiamo tanto tempo da dedicare ai fornelli. Partiamo dai primi ingredienti. All'interno di una padella aggiungiamo dell'olio extravergine d'oliva e faremo dorare uno spicchio d'aglio. Adesso dobbiamo aggiungere il pomodoro. Io in questo caso utilizzerò della polpa di pomodoro, ma volendo potreste utilizzare anche dei pelati da ridurre in pezzi, oppure se non gradite i pezzi di pomodoro potreste utilizzare anche della passata o del sugo di pomodoro. Versiamo quindi la polpa di pomodoro, aggiustiamo con del sale a piacere e se lo gradite anche con del pepe nero macinato e mescoliamo ancora con il cucchiaio. Chiudiamo con il coperchio e facciamo proseguire la cottura per circa 10 minuti. Dedichiamoci ora all'altro ingrediente fondamentale di questa ricetta, le uova. Come avete visto, io ho aperto già un uovo e l'ho aggiunto all'interno di una ciotola prima di versarlo nel sugo. Eliminiamo quindi lo spicchio d'aglio, facciamo un po' di spazio e versiamo l'uovo. Continuiamo così fino a quando avremo aggiunto tutte le uova. Faremo sempre una conca e aggiungiamo l'uovo. Io in questo caso ho aggiunto 3 uova, ma per questa quantità di sugo potreste aggiungerne anche 4, dipende da quanto sughetto volete per ogni uovo. Coperto con il coperchio non dovremo far altro che far proseguire la cottura per qualche minuto. Quanti minuti dipende dal risultato che volete ottenere, se volete un tuorlo ancora morbido oppure sodo. Aggiustiamo con del sale le uova, aggiungiamo anche un pizzico di pepe nero macinato e delle foglie di basilico ridotte in pezzi. Versiamo Oltre al basilico, volendo, potreste aggiungere, se volete dare un tono di sapore ancora più deciso, un po' di formaggio grattugiato. Le nostre uova in purgatorio sono quindi pronte da portare a tavola quando sono ancora ben calde, accompagnate da del pane fresco. È infatti un piatto perfetto per una scarpetta. Ora, come sempre, vi lascio il riepilogo di tutti gli ingredienti e vi do appuntamento alla prossima. Ciao! Per preparare le uova in purgatorio serviranno 3-4 uova, 500 g di polpa di pomodoro, uno spicchio d'aglio, quanto basta di sale, pepe, olio extravergine d'oliva e basilico. La trovi su tuorlorosso.it.